Buongiorno a tutti e ben ritrovati al nostro appuntamento con il fiore della settimana. Prima di andare a vedere qual è il messaggio di questa settimana, quindi a sorteggiare il fiore di questa settimana, volevo ricordarvi o comunque comunicarvi che se volete approfondire di più il singolo fiore di cui parliamo, perché questo è solamente un accenno del messaggio del fiore, e potete andare sul mio sito www.florilò.it e lì sotto la voce Parliamo dei fiori troverete i fiori, una breve descrizione del fiore diviso in categorie. Questo sito è appena nato, quindi non ci sono ancora tutti i fiori perché lo sto scrivendo proprio ora, in questo momento qua, in questo periodo qua, e comunque man mano che proseguiranno le giornate aggiornerò i fiori in tutte le loro sfaccettature, anche sui sintomi, insomma, comunque scriverò tanto. E chiaramente è appena iniziato, quindi non è che c'è tutto subito. Quindi magari dateci un occhio, tenetelo seguito così potete trovare maggiori informazioni. Quindi andiamo a vedere. E intanto andiamo a sentire qual è il fiore che ci vuole venire in aiuto con il suo messaggio questa settimana. Allora, andiamo a vedere chi è. Allora, questo fiore qua è Red Chestnut. Ecco qua. Allora, Red Chestnut è il fiore dell'ippocastano rosa. Vi ricordate che abbiamo già avuto il suo fratello che è White Chestnut di cui abbiamo parlato. Ecco, questo è lo stesso fiore di quell'albero dell'ippocastano, solo che invece di essere quello bianco è quello rosa. E quello rosa si ottiene appunto praticamente con un incrocio proprio con questo albero ed è un fiore, un albero ornamentale che comunque vedrete che lo riconoscerete adesso appena tra un mesetto quando inizierà a fiorire. Sempre questi fiori in forma di pannocchia, invece di essere bianchi, sono rosa, rossicci. Red Chestnut, quindi, fra i fiori che abbiamo detto, le varie categorie, è un fiore che fa il filtro, cioè come ci percepiamo noi stessi attraverso il mondo, noi stessi nel mondo, noi stessi con le nostre relazioni e quindi come vediamo il mondo attraverso questo filtro, essere appunto Red Chestnut, l'ippocastano rosa o rosso. Red Chestnut parla di una ansia, verso quello che può capitare di brutto ai nostri cari. Ora, questo come è un fiore che in questo momento tocca veramente tante persone, tutti noi, no? Quindi, sicuramente può essere capitato adesso in questo momento perché stiamo vivendo questo senso di separazione dai nostri cari o anche la preoccupazione che non possano star bene. Però, come tutte le volte vi dico, cioè, cerchiamo di guardare anche questo fiore rispetto alla normalità, nel senso, se questo fiore avviene, è un fiore che riguarda il cordone energetico che ogni persona ha verso i propri affetti, che è un cordone energetico di totale empatia. Quindi che cosa significa? Che la persona si immedesima completamente nelle emozioni delle persone alle quali vuole bene, molto spesso è relativo alla cerca degli affetti propri. È un cordone energetico che riguarda anche la mamma con il proprio bambino, quando c'è la necessità di tagliare il cordone, che non significa non amare più la persona, ma significa non immedesimarsi nella vita dell'altro, perché l'altro ha bisogno di crescere, quindi significa non vivere a mo' di matrioska, no? Uno incastrato energeticamente nell'altro, ma lasciare la libertà all'altro di svilupparsi. Quindi significa anche quando ci troviamo in quelle condizioni, non so, della mamma che il figlio ha appena preso il motorino, parte per il suo primo giretto e la mamma vive in ansia al ritorno, come quando magari il figlio ha appena preso la patente e finché non torna a casa non ci sentiamo tranquilli, abbiamo l'ansia di tutto quello che possa capitare.
e di brutto chiaramente, no? E c'è quindi un anticipo in avanti di quello che potrebbe succedere. E qua troviamo appunto l'associazione con il suo fratello o cugino White Chestnut, che abbiamo detto che non è nient'altro che la preoccupazione, cioè il vivere un film in avanti di qualcosa che può capitare. Ecco, questo qua è esattamente la stessa cosa, però è relativo alla sfera affettiva dei propri cari, quindi che possa capitare qualcosa di brutto ai nostri cari. E questo che cosa fa scattare nel filtro White Chestnut? Fa scattare la necessità di avere sotto controllo i propri cari, di modo che così io sono tranquilla che non succede nulla. Quindi è come se averli sott'occhio ci desse quella garanzia che noi possiamo stare tranquilli e non avere ansia. Allora, se ci pensiamo bene, questa velatura di ansia che si mescola, condita del mi preoccupo per te, può rivelare anche comunque un aspetto della nostra necessità di tenere sotto controllo la vita dell'altro, di chi noi vogliamo bene, in modo che così noi siamo più tranquilli, non abbiamo ansia. Quindi è un po' limitare anche la libertà dell'altra persona, affinché così io posso dormire bene, affinché così io posso stare tranquilla, e magari noi questo lo scambiamo per bene, ma in realtà potrebbe esserci invece una velatura nascosta di controllo sulla vita dell'altro. Quindi prendere Red Chestnut significa per la persona riuscire a vivere bene le relazioni senza immedesimarsi nell'emotività dell'altro e soprattutto senza andare a limitare la libertà dell'altro, no? E riuscire a vivere bene, ad amare i nostri cari senza avere la necessità del controllo sulle loro vite. Quindi la partecipazione, l'averne cura, ma senza quella ansia anche, no? Che poi ci porta a, magari a volte a esagerare nella cura stessa delle persone. E quindi Red Chestnut ci dà una mano appunto a non identificarsi con la vita dell'altro, ma la partecipazione, quindi non tipo matriosca, uno incastrato nell'altro, no? Pensate che quando una chioccia tiene sotto i pulcini sotto le proprie ali, in realtà impedisce al pulcino di crescere, impedisce, la natura ci insegna, se noi lo osserviamo, che un nido a un certo punto per i piccoli diventa stretto e quindi la mamma lascia appunto che gli uccelli possano volare oltre il nido, perché devono andare nel mondo a cercare altri nidi, devono andare a cercare altri campi in cui trovare ciò che li sfamerà, ciò che li farà costruire la loro vita. Il nido diventa stretto, non può essere altrimenti, cadono fuori dal nido e morirebbero. Quindi se voi pensate, questo è la stessa cosa cui quando una persona è chiamata appunto a un gesto d'amore e di fiducia verso la vita e verso la persona stessa, del dire ti lascio andare, ti lascio e ti insegno a camminare con le tue gambe, e la mia eccessiva preoccupazione per te non deve essere di impedimento. E poi osserviamo anche un'altra cosa: se noi siamo eccessivamente preoccupati per una persona e limitiamo la loro libertà, la loro audacia nell'osare nella vita, no? Pensiamo per esempio a una mamma che deve lasciare il figlio andare, non so, a frequentare un'università lontano dal proprio paese. Oddio, cosa potrebbe capitargli? Ok, ma se noi incutiamo paura, cioè se le nostre ansie condite dal ti voglio bene, mi preoccupo per te, e limitano anche il coraggio e l'audacia della persona, cioè il figlio o la figlia, insomma la sorella, chi si sente, magari ha già un po' di timore nell'affrontare questa nuova avventura nella vita, no? Se
la madre, il padre, l'educatore, chi c'è di fianco a lui, e non gli dai la spinta di dire abbi coraggio, vai, abbi fiducia nelle tue capacità, vedrai che ce la farai, così, ma anzi dice no, no, ma non farlo perché ho paura, no, ma vedrai che dopo se succede questo, poi se succede quell'altro, così. E fatto sta che questa cosa, cosa succederà? Succederà che la persona già magari avrà timore e avrà ancora di più timore, quindi si ritrae e non esce appunto dal guscio, non esce dal nido, non oserà volare fuori e andare a cercare i propri prati per cogliere i propri fiori della vita e poter sbocciare. Quindi Reg Chestnut ci insegna ad amare, ad prenderci cura dei nostri cari, senza condire il nostro affetto con la paura e l'ansia che possa capitare qualcosa di brutto, ma ci insegna invece ad avere fiducia nella vita, fiducia nel dono che ognuno ha e che ognuno ha nel compito di trovare la propria realizzazione personale. E quindi insegna Reg Chestnut a prenderci cura delle persone aiutandoli ad avere coraggio, aiutandoli ad avere l'audacia di osare nella vita, facendoli sentire però protetti e sicuri perché noi ci siamo. Quindi essere vicini alle persone, essere di aiuto, essere di servizio, ma con la fiducia e l'audacia di poter andare verso il mondo e non la paura e l'ansia che limita invece, limiterebbero i nostri passi. E questa paura limiterebbe i passi della nostra persona che amiamo e limiterebbe anche i nostri che, nella preoccupazione di tenere sotto controllo questa persona, perdiamo poi i nostri passi nella nostra vita. Quindi, Reg Chestnut ci aiuta a vivere i rapporti relazionali non immedesimandoci emotivamente, ma restando di sostegno ai nostri cari nella fiducia e nel senso della capacità di poter osare, che è esattamente il messaggio che ci era arrivato la settimana scorsa. Quindi cerchiamo di amare i nostri cari senza condirli con le nostre ansie, le nostre paure, ma soprattutto dandogli invece l'amore, il sostegno che possono osare nella vita, e noi dobbiamo avere fiducia nella vita e nei nostri cari, nelle proprie possibilità, di modo che ognuno di noi abbia la capacità e la possibilità di scoprire il proprio talento e di maturare e di andare avanti nell'evoluzione della nostra anima. Con questo messaggio io vi saluto, ci rivediamo tra una settimana e vi mando un bacio. Ricordatevi che se volete trovare appunto altre informazioni su questo fiore, andate a visitare il sito. Buona giornata a tutti e buona settimana.